Ricky, invece forse il tuo primo incontro invece è stato privato, vista l'amicizia con tuo padre. Sì, papà era persona ospitale, curiosa persona pure, quindi quando arrivò questo giovane comico a Roma, proprio Costanzo a invitarlo, era uno degli ospiti di quelle serate, no? E quindi l'ho conosciuto a caso, sono sicuro che l'ho conosciuto a caso. Per me Paolo era uno di casa, come Elisabetta, come Piero, come Mauro. E quindi sì, a tavola, in una di quelle ultime cene probabilmente dove si davano i voti. Papà gli voleva bene, erano molto simili se vogliamo, avevano le stesse passioni, le donne, il cibo, il cinema. Avevano Vittorio come amico in comune. Paolo, che così esibiva una tarassia, no? Diceva: soffro di una tarassia tremenda, non riesco a vivere i sentimenti. Cioè, in realtà non era vero, era un pezzo, credo, non lo so perché lo facesse. Anzi, lui non solo è stato il grande amico di papà, il grande amico di papà, forse il migliore amico, uno dei pochissimi. Lui, Vittorio, Sandro Terenzo, Iaia, ma era il motore anche delle amicizie degli altri. Cioè, non so come dire, se Ugo e Vittorio sono diventati così intimi, era perché Paolo lo andava a pescare, lo portava a casa, no? Oppure pescava Ugo e lo portava a cena da un'altra parte. Insomma, cioè avevo questa capacità di mettere insieme le cose, no? Di mettere insieme l'amicizia. Quindi così lo ricordo veramente come uno di casa, che disprezzava in pubblico, parlava male, ma anche bene, solo dietro le spalle, diciamo così, no, male anche di fronte. Comunque disprezzava, diceva un avvelenatore seriale, no? Parlava della sua cucina così. Poi però credo che abbia mangiato più volte a casa nostra che in qualsiasi altro ristorante o a casa, insomma. Era così, una contraddizione, un ossimoro vivente, era tragicamente comico, soffriva di atarassia, ma poi alla fine aveva bisogno dell'affetto e della stima, e aveva un'ansia di accettazione col pubblico, no? Era un bambino, quindi insomma era cioè, chapliniano, ma era anche kafkiano, un personaggio contraddittorio per sua natura e per questo meraviglioso. Aveva bisogno dell'approvazione del pubblico e al tempo stesso trattava male il pubblico, che naturalmente era una cieca, Certo. però in televisione faceva impressione anche Kranz questo. era burbero ma benefico, poi ogni tanto beccava dei bei ceffoni e insomma la gente rideva, no? Lo vedeva. C'è quella gag in cui Kranz scende la scalinata e prende il volo del pubblico, non so se era preparata o se è inventata, ma sì, era formidabile, era Spero di preparata. Se no sì. sarebbe caduto. Comunque una grande idea rispetto alla televisione di allora, che era una Assolutamente. televisione ingessata. Noi l'altra domenica, mi ricordo come se fosse ieri, quindi quando Paolo è arrivato a Roma, Ugo l'ha cercato. Cioè, l'altra domenica era un appuntamento fisso a casa, ci mettevamo tutti davanti al televisore e vedevamo l'altra domenica proprio. Sì. Dove tra l'altro vennero fuori anche qualche Renato, che Anche giustamente ci sono Berlone è uscito lì, sì. sacco, insomma. Un periodo magico, veramente. Sì, perché mio padre, nonostante questo suo modo di essere cinico, questo suo trattare male il pubblico, di essere freddo, in realtà era un nascondere dei sentimenti e l'affetto per gli amici lui lo aveva. Come ha detto Ricky, gli amici poi alla fine erano quei pochi, a parte quelli che ha detto Vittorio, Ugo, De André, che si conoscevano da piccoli, erano fondamentalmente questi. E quindi sentiva molto questo senso dell'amicizia, aveva voglia di dividere e quando sentiva un amico in difficoltà non glielo faceva pesare, non glielo faceva notare, ma cercava di alleggerire quel momento. Adesso devo andare da quel rompicoglione di casa. E poi la storia dell'intelligenza, sono d'accordo con voi, insomma, Paolo è sicuramente, io credo che sia la persona più intelligente che abbia incontrato, però anche lì era generoso e credo sincero quando diceva che Gassman era l'uomo più colto che ho mai incontrato, Tognazzi è l'uomo più Sì, ma intelligente che... lui lo diceva anche a casa personalmente, anche a me, cioè Gassman o Ugo, e poi
Tognazzo, Ugo Gassman e Tognazzo, Ugo e Vittorio sono due uomini veramente intelligenti, l'ha sempre detto questo, ma proprio nell'intimo, quindi lo pensava veramente. Quindi il legame con l'intelligenza. E poi il cibo, l'abbiamo detto. Poi la depressione, che qui non mi ricordo più chi ha menzionato, che il fatto che poi si sono ritrovati tre depressi poi alla fine, perché Ugo ha avuto 4 anni di depressione totale e si vedeva, Paolo gli portava Vittorio come a consolarla, perché Vittorio stava peggio di Ugo, e si chiudevano in una stanza e fissavano un centrino insieme in silenzio per delle ore, insomma. Quindi anche questo li ha uniti, insomma, questo sentimento, questo dolore in comune. È impressionante pensare che persone che hanno divertito il mondo poi abbiano questo risvolto privato, veramente forse toccante. Forse perché sono stati così in alto, nel senso di divertimento, di stare insieme a tanta gente, di fare tante cose. Successo, che il momento in cui c'è un po' calo di questo e ti senti vecchio, perché credo che questo gli desse molto fastidio, c'era anche un pudore di nascondersi un po' e quindi di isolarsi, di non far vedere all'esterno, non sono più così contento, non mi chiamano più a fare tutti quei film, non ho più questo successo e sono vecchio.